Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video particolare perché oggi andiamo a provare il dupe del Dyson. Cioè, ok? Che è il dupe del Dyson. Aspetta, sì. Ma perché non mi preparo mai niente io? Eccolo qua. E niente. Quindi, bando alle ciance, andiamo subito perché sennò stiamo qui 30.000 anni e c'è tanto da vedere. Allora, io ho già lavato i capelli. E asciugati, l'ho già asciugati, però non sono completamente prosciutti, quindi andiamo un minimo a vedere questo, la funzione phon, vedete? Che asciuga bene, però ci mette un po' più di tempo, non è potentissimo. La cosa bella è che non fa la cosa che fanno tutti i phon, tipo quello che ho qui adesso. Faccio vedere, ovvero che vi potrebbero andare i capelli qua dietro e si incastrerebbero, vi farebbe molto male. E invece no, perché qua non succede. Faccio vedere. Non succede niente di tutto ciò. Basta premere il bottone girare e si svitano tutti gli apparecchi. Poi abbiamo questa spazzolina qua, le faccio vedere bene, anche se penso di averle già fatte vedere. Questa, ci voglio provare a fare la frangetta, e i due coni, che sinceramente a me sembrano uguali, non so, forse uno è più grande, uno più piccolo, sembrano uguali. Comunque è la cosa che andiamo a... Mi è cascato uno. È la cosa che andiamo a provare subito. Allora. E vedete che funziona. Prende i capelli da solo e funziona. Vado a finire di fare un po' tutto qua e là. Ok, ci ho messo veramente poco, anche se a voi ancor meno perché penso di avermi mandato in velocità, vabbè, e vi cerco di levare pure il suono, però voglio cambiare la testina qui per vedere se i boccoli cambiano o se questi sono identici. Tra l'altro hanno il coso per prenderli qua sopra, così anche se il beccuccio è caldo non vi scottate. Vediamo subito, allora ad esempio... Possiamo andare a fare una ciocca qua per vedere la differenza. Tutto sta nel capire il verso. Allora, oh mio Dio, me lo sono perso. Questo è il boccolo fatto con quest'altra cosa. A me sinceramente sembrano abbastanza uguali. Forse dell'altra sono più grossi, non lo so. Non vi so di. Finisco di fare tutta la parte restante, così ci occupiamo della frangetta. Thank you.
Ok, ho finito, non so se ho fatto proprio tutta la testa, però diciamo all'incirca. Ho fatto quello che sono riuscita a fare, ecco tipo questa parte, perché io comunque sono mossa riccia, vedete che i miei capelli qua si sono rimasti un po' così, quella parte adesso me la ripasso da sola. E niente, molto carini, molto belli. Faccio vedere da dietro. Comunque mi piacciono. Vi dirò, forse preferisco l'altro cono, non so perché, ma mi sembra più pratico. E niente, vado a ritoccare questa ciocca adesso da sola e poi proviamo gli altri attrezzi per la frangetta, eccetera. Vedete qua, c'ho qualche nodino, giusto qualche nodo. Cioè. Ultime spazzole, c'è questa che ha questi beccucci qua in silicone. Tra l'altro non vi ho fatto vedere le modalità, c'è 0... 1, 2, 3, qua, quindi 0, 1, 2, 3, mi sembrano tutte uguali sinceramente, vabbè, andiamo. Ok, solo sulla frangetta non vi so di bene come funziona. Non riesco a capire, però mi piace. Facciamo una cosa, una prova. Vado a provare l'ultimo accessorio, che è questo. E facciamo una cosa. Aspettate che non ci ho preso bene la mano. Allora, aspettate, questo così. Così, questo non si infila. Guai. C'è un problemino qua su questo. No? Sono io. Eccoci. Ok, andiamo a fare la nostra piega alla frangetta. Perfetto, vado a cambiarlo. E visto che sì, così è carino quello che vi pare, ma a me piace molto più naturale come era prima, però succede che se io un minimo non la fisso durante la giornata, avendo i capelli ricci, si arriccia tutta e diventa un bordello. Raga, penso questa sia adatta per fare i capelli lisci. Però non so come farvela vedere perché magari prendo una ciocca qua sotto e vediamo. Vedete che adesso è un po' arricciata. No, ma forse pure per fare l'effetto. Cioè questa pettina e asciuga fondamentalmente. Io sono super soddisfatta. Tra l'altro, quando lo dovete acquistare, dovete scegliere la spina europea perché ci sono, mi sa, c'è la spina americana e un'altra spina, mi sa, quella inglese. Comunque, io so che dire, cioè, io sono molto soddisfatta. Non so quanto reggeranno, magari reggeranno poco, però non sono male. Ho visto che anche col Dyson non durano tanto, da varie recensioni, quindi preferisco spenderci di meno. Io vado a mettere questo che non è una lacca, è un coso per capelli in siero per l'altezza, però sperando che un minimo faccia. Ok, non lo so, ho fatto un danno, forse ho fatto un danno, non lo so. E vi consiglio comunque in generale di usare sempre un termoprotettore prima di fare queste cose. E niente. E eccoci qua. Allora, l'altro giorno ho riprovato a usare il Consul. Sto aspettando, come vedete sono già un pochino scesi. Comunque vi metto adesso la clip dei capelli appena fatti e la parte in cui facciamo anche la frangetta. Tutti i capelli, tutta la testa, come vedete, però ora non voglio toccarli, li lascio così perché devo
uscita all'ora, così vediamo come saranno quando dovrò uscire. Però intanto cambio il beccuccio e vado a fermarmi la frangetta e voglio andare a utilizzare questi due, quindi andrò prima di questo o poi di questo, dove vado a fare molto. Ok, parlavo di questo, vedete sempre una facile, spingere il bottone, ciao. E finalmente vedo che non toccando, non toccando dopo vado a fare i lati. Ok, per avere questo effetto qua all'incirca, di frangetta comunque abbastanza aperta, così. E questi adesso vediamo quanto resistono, vediamo. Però comunque devo una cosa al volo, così comunque anche se vanno giù di livello di rimangono a posto, cioè comunque sono, cioè una piega, voglio dire, quindi sicuramente meglio di prima. Poi io ho questa parte qua che voglio sempre sistemare, mi sa che provo a farlo con questo, vediamo che cosa succede. Allora, mi si era incastrato questo. Vedete che ci sono i miei capelli, quindi vi dico che dopo tanta sofferenza, addio, arrivederci e grazie, e tante brutte parole, questa spazzola qua è adatta per i capelli cortini, così per fare la frangia, non la usate troppo sulle lunghezze perché sennò vi strappa pure l'anima. Io mi ripasso la frangetta, poi aspetto il tempo che devo andare via e vediamo i capelli come staranno, anche se vi dico che li vedo già che si stanno abbassando. Ovviamente ho fatto la prova tipo qua, sì, su questa ciocca qui, e ovviamente penso che facendolo su ciocche più piccole rimanga di più. Quindi magari queste anche che partono dall'alto, non lo so. Comunque adesso vediamo com'è. Io nel caso prima di uscirlo ripasso tutto un attimo. Ok, sto per uscire. Questo è il risultato. È passato più o meno un'ora, quindi non reggono tanto. In realtà mi piace tanto come mette in piega la frangia e tutto quanto. Diciamo che comunque più o meno una piega c'è, però insomma. Però come ho visto, appunto, vi ripeto, anche il Dyson dà questi risultati, quindi tanto che veda tanto, se volete provare, io vi consiglio comunque a prescindere questo perché non ci spendete tanto. Comunque è carino. E considerate che io non ho i capelli lisci, io ho i capelli mossi e comunque non ha retto. Quindi vabbè, però vi ripeto che pure il Dyson fa così. E quindi nulla, io devo andare. Però mi piace molto la situazione qua davanti, cioè veramente questa parte l'ha fatta molto 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 bene. E niente, il resto sono un po' abboccolati. Poi avendo lì o di mio abboccolati, adesso si abboccoleranno, faranno qualcosa loro, non lo so. Cioè, se io facessi così in realtà con un po' di acqua, cosa che adesso andrò a fare, in realtà forse rimarrebbero più rigidi quanto non siano con questa qua, l'avevo pure posata. E quindi niente, questo è il responso finale. Comunque io, cioè, vi dico, se volete provarlo, provate questo, o comunque non quello vero, perché costa un botto di soldi. E vi ripeto, se andate in giro su YouTube, sul web, vedete tante tante recensioni, io ne ho viste diverse, di persone pure di cui, diciamo, mi fido, in cui la piega non gli regge niente uguale. Quindi meglio questo. Poi, che ne so, magari provando a fare la piega e poi a tenere proprio in posa il boccolo, o metterci la lacca, io non uso nemmeno la lacca, magari tenete più, non so che dirvi, mal che vada comunque vi rimane questo accessorio del male, che comunque per i capelli corti questo lato va benissimo. Questa qui anche, secondo me, anche per pettinare e lisciare va benissimo, e il phon, quindi per carità comunque qualcosa ci fate.
secondo me. E i coni ogni tanto, per dare un brio in più, possono servire. Vedete, questi qua mi restano comunque, non so se si vede, mi restano comunque abboccolati. Quindi questo è quello che penso, questo è tutto, tutto ciò che riguarda questo Simil Dyson. Spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Ci vediamo alla prossima. Ciao!